Buondì, Nuoris Ladines, Mario Ferruccio Belli, contento di vedere a parlare in dialetto calorin, ampezzan, bellunese, diciamo, di nostre, come che l'ha idea Don Lorenzo dell'Andrea che salutò. Allora, è nota, non sai quanti numeri fa, hai contato la storia di Sant'Andrea. Sant'Andrea che è un santo Poreto, perché le fratelli Pidone di un più importante del anche sul Bibbio, sui libri, sul Vangelo, se parla di Sant'Andrea, perché le nevò le fratelli della famiglia di San Simone, ovvero San Pietro. Ogni volta che c'è la Bibbia, se parla di San Simone, se parla del suo fratello Sant'Andrea. Allora, sto Poreto II, anche Caladente, lo ha sempre ciappato come un santo di seconda classe, invece è un santo che vale tanto quanto suo fratello, importante, ma è un santo poco conosciuto. Hai visto, in Cadore, agli occhi gli ha fatto tanta chiesa, a San Rocco, a San Lorenzo, non diciamo alla Madonna, quante che ne è, a Sant'Andrea, le due chiese, una in Ampezzo, e ho parlato bello, Sant'Andrea suo accoglie Ampezzo, la seconda, hai detto, ne parlerò più in avanti, in cui perché che ho da parlare di Damos. Damos è un luogo, perché c'è tanta roba da dire di Damos, un luogo a metà strada fra Ciaponsu Val, Pieve e Tai per Arguò. Ecco, anche lui in su da Belun, notte il Fener, Cavalera, si dia su, alla fine della Cavalera, l'era su da Manzanca, da Dia Vede, in cui anche se è fuori del ponte del Cadore, a Manzanca le è ancora un abbivio che si può Dia Vede, a ogni volta le porta Damos, che non è un paese, è un luogo molto speciale, proprio che vale la pena di conoscere. Io spero in cui insieme ne parlerò a Damos, tanto per dire, c'è che lei la prima roba che si vede una chiesa col porteà d'intorno. Adesso è l'unica chiesa che sai io che ha il porteà, cioè al cimitero, tanto diciamolo anche in italiano, d'intorno ancora. E per quanto mi risulta, si è ancora adorato, non è un ricordo storico di chissà quanti secoli fa, ma è una chiesa dedicata a Sant'Andrea con intorno un cimitero, un porteà. Ecco, vedete come crede. A Nuelo, insieme a un gran pra, gran bosco, e lì a Nuelo, a mezzo delle strade che viene da nord la rua che era che da Val si andò, si è fuori, se va a Damos. Se uno passa via Val, la rua Tai, allora si andò, se rua do a Damos. Anche da Tai si va a per Arguò, il bivio si va via, e sotto le per Arguò che è una strada che comunica. Essendo un luogo così importante, con quattro insieme là, è un punto diciamo, di incontro di più strade, al manco tre. Allora torna al vecchio discorso che anche il fatto che dito che Sant'Andrea per via della croce lo ha fatto morire e non voleva la croce come quella di Gesù, che è così, ma ha fatto una croce di due pale incrociate, unico al mondo che dice io sei da me copà, mi è comparsa una croce che la chiama la croce di Sant'Andrea, conosciuta così nella storia, due pale diagonali. Allora chi invece, anche chi ha visto, sentiva parlare dei soprese, di Telaiese, si parlava sempre, e diceva è come la croce di Sant'Andrea. E allora si identifica l'incrocio delle strade con la croce di Sant'Andrea. A Damos, che ne è un importante, l'era importante, per secoli, non so, sai di da quando, ma sicuramente la strada regia, che hai detto tante volte, che l'era la comunicazione più veloce per i mercanti, i pellegrini, i soldati, gli eserciti, che partiva dalla metà
l'Austria in via dopo passava il Brennero in via fora per la valle del Boite, passando per Ampesto, arruava a Perarol e passava fuori e diodò a Belun in giro. Incrociava un posto chiamato Damos, a noi che era un incrocio di due strade, tre strade, e torno al Vile, quella che andò da Val, a Val che si andò in cui viene di a pè, non sai se è permesso di dire con il treno o non si va, perché il treno passa sotto in galleria, ma a pè, in bicicletta, con la moto e forse anche qualche jeep. A Val se va do, invece di continuare per Perarol, si volta fuori per la stradina e se ruoi se me lo pra, e allora là si dice, ah, questo è da Mos. Se fa la stessa roba do da Tai, che anche se do Tai si vede che è una freccia, se va su, ah, io sono da Mos. C'è uno di da Mos, non ha la etimologia del paese, al manco io non la sai, se qualche uno la sa, me la dice, me la conta insieme, ma lei è un posto chiamato da Mos. A io che dopo quanti anni? Allora, che la chiesa là che vedo adesso insieme, secondo Fabiani, io le chiedo Fabiani, cioè, dice, Fabiani è lo studioso del Cadore più importante che ne ha uno negli ultimi 200 anni, proprio uno storico preciso, un che ha studiato, che l'ha fatto il preside delle scuole, il direttore scolastico, cioè un che conosceva, e conosceva il Cadore come la sua scarsella, il signore che ha scritto libri su libri. Allora, sulle chiese del Cadore, che era la chiesa del Cadore, e ha scritto queste parole qua. C'era già una chiesa nel 1348, dico 1348, sono il tempo di Dante Alighieri, capito? Dante Alighieri, cioè era già una chiesa là in quel posto là. Liedo, l'attuale chiesa pare che sia del 1500. Vuol dire che prima la trovava carte o documenti o qualcosa, che nel 1348, ma quella che vedo 1500. Poi al disco come che l'è fatta, un solo altare donato dalla famiglia Jacobi di Pieve. Allora capì, la località è un bosco, le pra, non le agano, un pra. Si cai una chiesa, e la fa su, e la paga loro, e la dice, la metto a Sant'Andrea proprio perché è quel che ha l'incrocio, perché casa incrocia le strade che andò insieme. Poi, al dire una roba che è importante, che non mi piace di più, conosce e vi invito di vedere, vi sono degli affreschi di scuola vecelliana. Allora, detto questo, detto degli affreschi, che poi vedrò insieme, eccoli qua. Che ne tantissime, bisogna città, però il modo di dirci chiesa. Allora, per dirci chiesa, io sono autorizzato a dirlo, che ne un custode che si chiama Renzo Zangrando, che sta là vicino della chiesa, un po' più in do, ecco qua che vedo, che l'ha detto, se la gente go via vedela, e mi domanda, io se sono qua, volentieri vado su, verso la chiesa, che là intorno al cimitero, e vi farò insieme vedi gli affreschi. Gli affreschi, gli vecelliani, quello dice vecelliani, così della scuola di Tiziano Vecellio. Fate bene, e ci rappresenti, di tutto, adesso dove vedeli insieme, intanto che voi vedete, io vi conto argo di P, di questo incrocio di Damos, che merita di conoscere. Ecco, chi che da Belun va in Cadore, o dal Cadore va a Belun, o che vuole portare dei suoi amici studiosi delle nostre tradizioni antiche insieme, da mostra nel posto giusto per vedere. Gli affreschi rappresenta deduto da angeli, che sarà Sant'Andrea, fanciulle, cale per esempio, una che vede che è proprio appena entrando a destra, e lì una Madonna con un bambino, la Madonna con il bambino, tutti noi qui a coro, che ne un'altra ancora, un po' più avanti, la Madonna che piange da sola, alla piede della croce, che non se la vede insieme. Ma tanti di questi affreschi, che adesso non vi farò vedere, ecco la vede
un altro affresco della Madonna ai suoi piedi San Giovanni e la madre di Gesù, che lei è la Madonna, perché prima di morire ha detto a sua madre che la guardava: ti affido Giovanni, e a Giovanni ha detto: ti affido mia madre. Ecco, sto ignoto pittore, Idris Vecelliano. Può essere che sei anche un che due a scuola dell'Accademia di Venezia, può essere tutto. Certamente uno de pieve di Cadore, magari pagata da questo signore che le piaceva di essere nominato, che era questo, cioè, un committente della Chiesa, fatta la prima 1300, la seconda 1500. Le pitture sono state studiate tempo fa e anche pubblicato l'articolo sul Cadore da uno studioso di arte, di storia dell'arte, che mi piace nominare perché l'ha fatto un bel lavoro e scacchi che non vuole, va a Pieve e domanda a delle sue magnifiche comunità. E il Cialtrotorio si chiama Dottor Matteo da Deppo. La studia attentamente tutti gli affreschi della chiesa di Sant'Andrea di Damos. Non è una roba di tutti i dis, una roba strana, ma argo da vede. E sti affreschi li ha studiati perché ha fatto la scuola delle arti, quindi è studioso dell'arte, e anch'essa meravigliale di certe cose molto belle, molto autentiche, ma anche diverse. Cioè, non è un affresco, ma una serie di affreschi sottoposto chiamata Mos. Allora, io volevo allargare il discorso, che è una famiglia, non è una Madonna, è una famiglia di un vecchio con tutti i suoi allievi. Ecco, guardate, intanto che voi vedete le cose belle, io parlo di Damos. Perché a Damos lei da fare un pensiero? Perché Damos mette insieme i due elementi che avevi detto, l'incrocio di strade, che anche non era ancora la strada di Alemagna, parlò 1820-30, che anche due architetti studiosi austriaci del tempo di Lombardo-Veneto gli ha fatto la strada di Alemagna da Innsbruck fin do a Ponte nelle Alpi, non si incrociava con la strada che di per il lago di Santa Croce e dove Vittorio Veneto. Strada di Alemagna, e l'ha fatto accanto ad Amos, ma gli ha rispettato, gli ha fatto una strada che vado che faceva la cavallera. La sua ad Amos non gli è passata. Invece la strada vecchia, chiesta dei nostri antenati, chi veniva fuori da Ampese, chi veniva dal Tirolo, i ruota a Tai, i si a Tai, a Val, me ancora, i si sbassava do, i via via per Monte Succo e passava per Damos, a New York la strada, e la si divideva, era l'incrocio. Una la via do curta do a Peralguò. Una la dea via per metà di sto prato da Mos, a io che era già sta chiesa, gli ha detto 1300 che era là, ma possiamo dire tranquillamente che anche i cristiani i primi l'hai fatto una chiesa, perché su un crocio così, poi di Sant'Andrea, che è proprio degli incroci, lei la storia che parla di là. Allora, là, questi due studiosi, che era l'ingegnere, adesso il nome mi sfugge, di origine italiana, che lei ha fatto tutta la strada, tanto la gente lo diceva nei secoli, che lei ha fatto una cavallera meravigliosa, perché lei era piena di curve insieme, che anche di anni in macchina, ricordiamo, sotto i crepi, rocce spaccate, dalle volte, infatti lei era questo ingegnere, una strada meravigliosa, che lui è andata avanti per secoli, ebbene, in cui sotto gli adulto. Bene, e lei passa di fianco di Damos, non era duiste, era magari di suo, apre anche un'orazione, apreci Sant'Andrea, il protettore degli incroci delle strade. L'era visto anche le pitture, ma sicuro, perché le pitture le era là dal 1300, diciamo, che l'ha detto così, e Fabiani, io le Fabiani che mi vide. Là, così che anche va di là vede, se le serata.
che è una casa un po' prima della chiesa, un po' quasi in do, e là così che il signor si chiama Renzo Zangrando, che mi ha fatto vedere a noi, a noi persone, a noi nostro amico, che voleva vedere questa chiesa stranissima, questo luogo stranissimo, un francese, che diceva, ma non ho capito quale cosa, che anche lo menala, e io ho fatto capire che era un incrocio di tre strade, o anche di più. Sono tre, perché Dosa ho un Monte Zucco, Dante è un valle, ha un Perarol e ha un Tai, e poi le Piave là sotto, chiaramente che anche il Piave non era ancora in canna là dentro dei tubi per fare la corrente elettrica, non era ancora il lago del Cadore, al passava proprio sotto di Damos e se via su anche da Damos, ancora altrove, avere questi affreschi, un più bel che l'altro, curiose, non roba seria, ma curiose da studiare. E se vuole, se non è più, vi dico che il dottor Matteo D'Adeppo li ha studiati e li ha scritti, ha fatto anche una pubblicazione sul calore, quindi basta di cercarla fuori, e vedrete che capì meo come fosse possibile che qualche pittore, qualche artista che viveva in calore, prima della strada di Alemagna, nei tempi in cui era la vecchia strada regia, che la si incrociava, gnò con la podeva, la passava gnò con la podeva, e la inia do dal Brennero, la inia fora per la valle del Tirolo, passava do Bianco, la passava in Cadore, dove? A Ospitale d'Ampezzo, e dalla inia fora per pedere la Guoite, sempre de cade la Guoite, e che anche l'era che fora per Arguò, non la passava la Goethe, ma la via e la via ad Amos. Can chi era ad Amos, allora decideva. Se fermò ne ca, donne su a Tai, donne do a per Arguò, poi don fuori per la valle, e là era l'anca chiesa. Forse sta anche qualche casa, forse qualche osteria, non so, è più probabile, gli agnò che gli uomini si ferma, gli ha l'osteria. Ma la chiesa era unica, unica. Se stareva male o se inciampava un colpo, era il portea. Il cimitero, cioè tutti i concetti della base dell'uomo che vive sul territorio, detto in italiano, cioè che vive là, gli è stata di sicuro qualche parone, qualche vaccia, qualche feda, quella stalla che era là le bestie, che teneva del latte, che dava un boccone da mangiare e che ringraziava chi lo pagava e gli diceva: io sono qua all'ombra che mi fa la vigilanza di Sant'Andrea. Sant'Andrea è il me santo, perché Sant'Andrea, sa lo signor, mette un 5 rose, ma una cosa così traversale, che chiama Sant'Andrea, come che sono così adesso? A Damos. Allora, con Damos, Sant'Andrea, che vigila ancora in cui, ve lascio, Nuovo Ladines, Mario Ferruccio Belli, Telebelluno, una idea di Don Lorenzo dell'Andrea, che saluto tutte quante. Salve da poco.